È arrivata la Gentleman's Box di questo mese, molto fine come sempre. Abbiamo il solito pamphlet. Consigli per gli acquisti. Via. E qui abbiamo il nostro tesoretto. Iniziamo dai calzini. Sock Eden. Ah, molto carini questi. Punta rossa, amaranto, perché grigio chiaro e blu scuro. No, sono maldestro oggi. Oh. La tradizionale cravatta che non può mai mancare. Questo non è proprio il mio genere, ma un abbinamento lo si può trovare. Oppure la si può regalare a un amico. Oh, qui abbiamo qualcosa che mi piace molto. Un bellissimo pettine in questa scatola favolosa. Detroit Grooming è di ferro. Credo che si debba rompere la scatoletta, sì. Non c'è modo di sfilarlo. Ah, questo è veramente molto bello. Questo è un tocco di classe. Sì, è ferro. Questa è Detroit Grooming Corporation. Sana per bottiglia. Credo di sì, oppure per cavarsi qualcosa dal naso, è anatomico. Veramente molto bello questo. Poi abbiamo una gift card. Questo potrebbe tornare utile. Questo è invece Daily Face Wash. Ah, menta piperita rinfrescante eucalipto. Esfoliante della Harry's. E infine, non può mancare, la pochette. Molto carina anche questa. Direi che è una scatola, sì, media come contenuti, ma questo pettinino mi fa impazzire. Vediamo i prezzi. Vediamo i pezzi. I pezzi prezzi. Cosa possiamo intanto chiudere? Allora, qua, pagina 12. Vedi, avevi ragione. Comb bottle opener. 25 dollari. Poi abbiamo Harris, non ha prezzo, perché si sa che le cose di Harris non hanno prezzo. Abbiamo Socks, 15 dollari. Molto bello che ti consigliano l'abbinamento camicia e colori complementari. Qui, no, ecco qua. Abbiamo il Pocket Square, 19 dollari. E infine la cravatta. 29. Sì, non ti suggeriscono una giacca gialla, in effetti. E direi che può bastare per questo mese. Molto carino, il pettine è stupendo. E magari la prossima volta vinco uno di questi orologi. Ciao.